Salve a tutti, allora noi cominciamo questo incontro oggi tra, adesso ve li presento, parlando di nord e sud, ma che diventa un modo per parlare un po' di quello che è in questo momento la posizione della Lega e non soltanto su tante questioni che comprendono appunto dal nord al sud, passando per l'Europa, passando per la pandemia che stiamo vivendo, insomma tutta una serie di argomenti. Vi presento Giancarlo Giorgetti, che credo sia lì... Ed ecco Gianfranco Miciche, eccolo qui. Siamo lontani, sì, ci siamo, siamo già adeguati al distanziamento. Allora, appunto, la premessa era vari argomenti, ma il punto di partenza mi sembra essere, sia per le persone che ho ai lati, a destra e a sinistra, appunto, entrambi rappresentanti autorevoli di mondi, il nord e il sud, sia perché attraverso questa esperienza, il Covid che abbiamo vissuto, ne abbiamo parlato tanto lo scorso anno, ci siamo trovati a veder riattualizzarsi il tema della contrapposizione nord-sud, un nord che è stato maggiormente ferito dal punto di vista sanitario, un sud che però rischia sempre di rimanere indietro. Gli elementi che ci fanno riflettere come elementi simbolici di questa contrapposizione sono che per una rielezione del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che come primo argomento torna a parlare di autonomia, Giuseppe Provenzano torna invece a parlare di fiscalità agevolata per il Sud, che è già stata portata a casa fino al probabilmente al 2029, si discute adesso con Bruxelles, e si parla del 34% di fondi del Recovery Fund da investire al Sud, quindi forse si arriverà a 140 miliardi poi tutto sommato l'anno per il Sud. Questi sono argomenti che chiaramente pongono nuovamente questo tema alla ribalta. Allora io da questo comincerei con Giancarlo Giorgetti per sapere oggi, alla luce della dichiarazione di Zaia, del Recovery Fund e di una Lega che ha cambiato nome e quindi è diventata una Lega che ha ambizioni nazionali, quali sono le considerazioni più urgenti da fare? Allora, innanzitutto grazie, un saluto a tutti quelli che sono qua al caldo e anche quelli che seguono via Facebook questo dibattito. Io penso questo, che il lockdown, questo virus, ha lasciato, diciamo così, un'eredità profonda, nel senso che ha cambiato alcuni presupposti fondamentali, anzi ha cambiato completamente l'approccio nel mondo, in particolare in Europa, e in qualche modo ha delle conseguenze proprio di approccio anche culturale, che spiegano poi, secondo me, opportunità e rischi che sono connessi sia per il nord che per il sud e che in qualche modo spiegano questo diverso approccio. Perché? Perché nel momento in cui dopo il lockdown, insieme al lockdown e la crisi economica che ne è stata indotta, cambia completamente l'approccio dell'Europa, tale per cui quello che non era possibile fare prima diventa possibile fare adesso. Tra parentesi, di fiscalità di vantaggio abbiamo discusso per decenni anche insieme a Gianfranco Miciche, e l'Europa sempre si è opposta in ragione dei principi della parità di concorrenza di Stato, eccetera, 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 mentre oggi in qualche modo chiude un occhio. Apre lo spazio e la possibilità agli aiuti di Stato ovunque, anche addirittura sulle compagnie aeree, cosa totalmente vietata fino a poco tempo fa. Questo cambio di approccio cosa ha generato? Ha generato il fatto che l'intervento dello Stato è tornato di attualità e, tra virgolette, lo statalismo, con la pericolosa derivazione dell'assistenzialismo, è diventato nella cultura politica europea, ma soprattutto italiana, predominante. Questo è il mio punto di vista. E per questo motivo rischioso. Arrivo al discorso nord-sud. Il nord ha sempre ragionato in questo modo: meno Stato c'è, meglio è, nel senso che gli imprenditori, il sistema delle imprese, il sistema economico
è sempre vissuto e sempre cresciuto indipendentemente e nonostante la pubblica amministrazione. L'approccio che è sempre in qualche modo è stato utilizzato per il Sud è che più Stato c'è, meglio è. E qui veniamo al dunque. Io penso che questa impostazione, è arrivato il presidente della regione siciliana. Presidente, saluto, si vuole penso. Aggiungere a noi? E non faccia il timido. Venga, se vuole, stiamo parlando di nord e sud, chi meglio di lei? Secondo me conviene, che si sa che se no il nord... Ecco, l'abbiamo convinto. Prego. Allora, finisco. Vabbè, ma a noi fa piacere. Ma dove va, scusa? Vabbè, intanto che... Allora, è arrivato, perfetto. Eccolo. Ciao. Eccolo. Si è messo dall'altro lato, eh? Dall'altro lato della barricata. Non so che vorrà dire, però... due presidenti accanto non va bene. Prego. Allora, completo il ragionamento. Siccome lo statalismo è tornato di moda e ritengo che sì, nei momenti di emergenza e di difficoltà lo Stato debba fare la sua parte per intervenire in situazioni di difficoltà, ma io e noi non riteniamo che lo statalismo sia la soluzione ai problemi dello sviluppo economico in generale e non è nemmeno la soluzione per lo sviluppo economico del Sud. Noi pensiamo che il Sud può svilupparsi se l'iniziativa privata, la capacità, la creatività della gente di qui può in qualche modo sperimentarsi qui e non andare a far la fortuna delle università americane, delle università tedesche, eccetera. Quindi il pericolo qual è nel post-lockdown? Che in qualche modo si pensi che con lo statalismo e l'assistenzialismo si possa in qualche modo garantire lo sviluppo del Sud. Lo statalismo, l'assistenzialismo è una brutta cosa al nord come al sud, ma per il sud rischia di diventare mortale. Con questo voglio dire che nella prima fase, l'ho detto anche in una delle mie rare vere interviste, perché poi leggo di me cose fantasiose un po' dappertutto. Perché in realtà poi invece è come dopo un'operazione, dopo come un'operazione all'ospedale. Nei primi giorni la morfina, l'anestesia te la danno ed è giusto che te la diano perché in qualche modo senti dolore e non devi sentirlo. Ma piano piano l'anestesista la morfina te la deve ridurre. Colui che è stato operato, dico per esperienza, chiede che la morfina venga comunque mantenuta alta perché non vuole sentire nessun dolore. Ma l'anestesista sa che non può somministrare morfina alla fine perché sennò crea dipendenza. E quindi in questo senso l'intervento dello Stato deve essere giusto, misurato, ma connesso all'emergenza. Ma non può diventare la cultura politica dominante perché sarebbe nocivo per l'Italia, ma soprattutto per il Sud. Deduco che questo discorso sia estendibile e arrivo... ai nostri presidenti, anche a Sussidistan, no? Richiamando in causa, cioè questo discorso lo stiamo facendo tra nord e sud e fiscalità di vantaggio, però... Ma la fiscalità di vantaggio, no, poi dopo entriamo sul tema, ma attenzione, la fiscalità di vantaggio, io non sono contro la fiscalità di vantaggio, ma la fiscalità di vantaggio serve a che cosa? A garantire parità di condizioni agli operatori privati che operano in Sicilia nel sud, perché hanno una minore... Ma tu non puoi riconoscere la fiscalità di vantaggio come se fosse un sussidio indifferenziato, perché non avrebbe nessun senso. Ed è l'unico modo, secondo me, per creare un'economia vera che possa competere sui mercati internazionali. Poi ciascuno ha la sua vocazione. Io continuo a pensare che per il sud, e in particolare la Sicilia, devastante è quello che è successo con le primavere arabe, perché ha ricondotto il Mediterraneo, che è il bacino naturale in qualche modo di riferimento per avere una leadership per il sud e in particolare per la Sicilia, li ha riportati indietro di 30 anni. Quindi quello che è accaduto nel Nord Africa è quello che in qualche modo in questi anni, a parte al netto del fenomeno migratorio, ha avuto un
contraccolpo gravissimo, secondo me, sull'economia. Siamo in Sicilia, parliamo in particolare dell'economia siciliana. Anche questo, una riflessione seria sotto il profilo geopolitico e geoeconomico, varrebbe la pena di farlo, perché questa è la realtà. Allora, voglio sentire i due presidenti, comincio dal nostro... Ah, c'è l'altro microfono? Va bene. E rispetto appunto alla fiscalità di vantaggio e in generale a questo ritorno dello Stato, questa volta, come sottolineava appunto Giancarlo Giorgetti, anche supportato dall'approccio europeo, che è sempre stata, insomma, l'Europa è sempre stata refrattaria, invece questa volta c'è una disponibilità. È realmente, rischia di essere nocivo come la morfina, poi se fatto in maniera indifferenziata? Io quando sono stato viceministro dell'economia, poi ministro del Sud, Giorgetti era presidente della commissione bilancio alla Camera e le proposte che noi facemmo in Europa con l'accordo della commissione e della commissione bilancio, se no non le avremmo potute fare, portarono a dei risultati straordinari qui in Italia. Qui in Sicilia fu l'unico periodo in cui non solo utilizzammo tutti i fondi strutturali, ci diedero addirittura 600 milioni, 700 milioni di euro di premialità. Perché questo succedeva? Perché io con Giorgetti avevo questo accordo molto forte, perché la pensiamo esattamente nella stessa maniera per il Sud. Non c'è cosa che ha fatto più male a tutta l'economia del Sud che non il meccanismo dei contributi a pioggia. Quando noi eravamo insieme e lavoravamo per la stessa casa madre, che era l'Italia, nei confronti dell'Europa, noi eliminammo, fummo tra quelli che partecipammo all'eliminazione del contributo a fondo perduto, in cambio di capacità imprenditoriale, in cambio di investimenti. Oggi che cosa sta succedendo? Per colpa di questo maledetto coronavirus, io so che su questo il Presidente della Regione è d'accordo con me fino a un certo punto e probabilmente Giorgetti non lo sarà completamente, ma il coronavirus ha ucciso la Sicilia senza motivo. Noi ad oggi abbiamo l'1% in meno dei morti dell'anno scorso. Quindi in Sicilia il coronavirus, la pandemia, non c'è stata. E ce lo dobbiamo dire con assoluta chiarezza. Ma che cosa è successo? E in questo contesto, non Giorgetti che non c'entra niente, ma lo strapotere del Nord, che quando le relazioni al Consiglio dei Ministri, al Presidente Conte sono arrivate, ed erano chiarissime perché le ho avute pure io, quelle stesse relazioni, per cui le conosco a memoria, e c'era scritto in quelle relazioni che Sicilia e Sardegna non andavano chiuse, perché bastava chiudere i porti e il virus non sa nuotare, non sarebbe potuto arrivare mai. E invece le regioni forti italiane hanno fatto la voce grossa, o tutti o nessuno. Il tutti o nessuno a noi ci ha ammazzato, perché noi abbiamo perso 11 punti percentuali di PIL, che sono 9 miliardi di produttività in meno, che saranno per le casse della regione, Presidente Musumeci, 2 miliardi e mezzo in meno in termini di erario. Non poter campare. E c'è un'altra maniera? No, perché dobbiamo campare. Cioè, non è che c'è un sistema oggi come oggi per cui tu a tutti i siciliani gli dici no, sai, dobbiamo fare investimento, ti ammazzano sotto casa, ti aspettano sotto casa se gli dici una cosa di questo genere. È ovvio che vanno usati oggi per poter fare campare tutti. Ma il danno per noi, caro Giancarlo, è doppio. Non solo abbiamo avuto gli 11 punti percentuali di PIL in meno, ma oggi per salvarci da questa situazione buttiamo a mare 20 anni di lavoro che è stato fatto per creare capacità imprenditoriale, per creare investimenti, caro Giancarlo. E perché? Perché questo deficiente ci ha fatto zona rossa quando non dovevamo esserlo. Noi non dovevamo essere zona rossa. Abbiamo avuto 3.000, 5.000 contagiati quanto la provincia di Como, in tutta la Sicilia. Abbiamo l'1% di morti in meno dell'anno scorso. E noi per avere l'1% di morti in meno dell'anno scorso stiamo pagando una cifra, un danno colossale, colossale. Come ci riprenderemo? Spero che Giorgetti possa tornare in Commissione Bilancio e ci dia una mano.
o addirittura il ministro del bilancio sarebbe meglio ancora, lo dico sinceramente perché è bravissimo. Allora io ci provo, alcuni leghisti che amo di più, altri che amo di meno. Giancarlo Giorgetti è bravissimo, non so come leghista, ma come parlamentare, come presidente della commissione del bilancio. Ma Giancarlo, ci devi aiutare, cominciamo a pensare come salvarci. Qua sta ritornando l'assistenzialismo degli anni Ottanta. Siamo consumati, cioè, lo dico sinceramente, stiamo in un anno buttando a mare 20 anni di un'educazione nuova che abbiamo fatto, a partire dalla Lega. Quando a me, noi facciamo le nostre proposte e ci dicevano, ma figurati, tanto la Lega non sarà mai d'accordo, io non posso dimenticare una telefonata dell'allora presidente della provincia Musotto, che mi disse, ma sono qua, che era europarlamentare, e mi disse, sono in commissione bilancio, ma c'è Giorgetti che ti sta dando ragione. Perché erano cose che avevamo studiato insieme. Altro che la Lega non era d'accordo, la Lega era d'accordissimo, a partire dal fondatore della Lega, che mi diceva, finché il sud non cresce, l'Italia non potrà fare niente, sbrigatevi. Così mi diceva Bossi. Diceva, sbrigatevi a crescere, perché noi stiamo aspettando voi. Avevano tutto l'interesse a che noi si potesse crescere. Però oggi lo strapotere di alcune regioni ci sta condannando. Cosa fare? Io non lo so bene. Non sono in condizione di capire, perché non sono un economista, non sono in condizione di capire che cosa potremo fare. Certo, c'è da cominciare a studiare. E quello che dobbiamo sapere è che l'assistenzialismo ci fa male. Ci fa male, sappiatelo, ve lo posso giurare, perché è troppi anni che lavoriamo su questo argomento. Quello che chiedo al presidente Musumeci, e su cui invece lo trovo totalmente d'accordo, anzi, in questo periodo è più sparato lui di me per quanto riguarda la burocrazia. Perché? Noi oggi ci salviamo soltanto in una maniera in Sicilia. Se ricominciamo a lavorare, se ricominciamo a fare lavorare le imprese, però... Presidente Musumeci, e non è un appello che gli faccio perché lo sa benissimo, ce lo facciamo reciprocamente. Abbiamo una classe dirigente nei comuni, nella regione, che vive per dirci no. Vive per dirci no. Su tutto quello che viene proposto, intanto è no. Vedremo se riusciamo miracolosamente a farlo diventare ni, per poi quasi mai farlo diventare sì. Ognuno di noi che deve ottenere un certificato per poter fare un qualcosa che creerebbe comunque un minimo di creazione di un minimo di cantiere di lavoro di 2, 3, 5 persone, è sempre no. Ieri sono stato a Marettimo, dove il presidente della regione era stato recentemente e aveva visto uno schifo che c'era, che era quello della gente che aspetta gli aliscafi sotto 50 gradi d'estate, con la gente che si sentiva male, ha provveduto immediatamente, ha fatto fare queste piccole stazioni marittime dove la gente può andare a rinfrescarsi là aspettando l'ariscafo. Lo ha fatto il 10 agosto, siamo a ottobre, sono ancora chiuse. Sono chiuse, ho chiesto perché. E l'ho chiamato in diretta, ho detto, eravamo con alcuni cittadini di Marittimo, l'ho messo in viva voce. Perché è chiuso? Questi non lo sapevano, mi sono informato. È chiuso perché quelli che hanno montato questa cosa non hanno fatto la presa a terra e quindi la centrale elettrica non si può collegare. Ma è possibile che ci sia veramente questo livello di strafottenza? Oggi quello che io vado dicendo a tutti i sindaci, ho fatto tutta questa campagna elettorale, mi manca solo Firrarello oggi pomeriggio dove andrò, a tutti i sindaci ho fatto io un comizio a loro, non alla gente. Chiedendogli, se vinci, ti supplico, prenditi i tuoi uomini dell'ufficio tecnico, prendi i tuoi funzionari e minacciali. Non devono dire più no per principio. Se c'è da me la presa a terra, ieri gli ho detto al presidente, io la so fare la presa a terra, se avessi potuto gliel'avrei fatto io in mezz'ora. E noi non abbiamo quella centrale, quella stazione marittima, dove potrebbero lavorare 5 persone, ancora chiusa perché l'ingegnere Talda Italia ha dimenticato di fare la presa a terra, e siccome manca la presa a terra gli sarà stato detto 40 volte e se ne fotte totalmente, e poi a fine anno prendono il premio di rendimento, che è la cosa che mi fa girare di più le palle, se lo posso dire sinceramente, perché che questi dirigenti a fine anno
debbano prendere il premio di rendimento per non avere fatto niente. Sembra che il rendimento è quello a chi fa peggio. A chi fa peggio prende il premio di rendimento e lo prendono tutti, quindi. Allora, io al di là dei meccanismi di tipo economico, ripeto, in cui non mi voglio addentrare, gli dicevo poco fa che l'altro ieri mi è successa una cosa troppo divertente, ma io capisco i miei limiti per cui mi sono molto divertito. Perché un signore mi ha detto, mi doveva spiegare una cosa complicata, e mi ha detto, onorevole, le chiedo scusa se la mia ignoranza non è pari alla sua. E io ho detto, lei mi deve dare un minuto di tempo per scriverla, se no me la dimentico. E me la sono riscritta. Per cui la mia ignoranza è certamente non è pari, nel vero senso della parola, alla loro invece saggezza e sapienza. Per cui chiedo a Giorgetti, chiedo al Presidente della Regione che cosa fare, però credo che la strada sia una sola, quella di minacciare la pubblica amministrazione per farci fare le cose, perché sennò veramente moriamo tutti. Allora, io lo voglio chiedere adesso anche al Presidente Musumeci. Presidente, in Sicilia, nelle regioni del sud, c'è stato un problema di... Si sono fatte prevalere le ragioni sanitarie a quelle economiche anche in maniera irrazionale, come stava appunto dicendo adesso Miccichè, ma da cosa è dipeso? Da un approccio del governo? C'è anche un tema nord-sud in questo senso, quindi delle regioni del nord, come dicevamo in partenza, particolarmente colpite, che hanno fatto da motore portante anche appunto nel conferenza Stato-Regioni e hanno imposto le loro regole. Cosa è stato? Intanto mi consenta di salutare e ringraziare gli amici della Lega e in particolare il segretario regionale, senatore Candiani, per aver avuto questa felice intuizione di organizzare 3 giorni di dibattito e di confronto nella terra di Sicilia e in particolare nella mia città. E questo è motivo di orgoglio per tutti noi militanti del centrodestra. Ed è questa la ragione per la quale stamattina ho voluto trovare lo spazio prima di partire per Palermo, dove presentiamo il Giro d'Italia che domani parte proprio dalla nostra isola e poi subito dopo un'ora, incontrare i familiari dei poveri pescatori che da oltre un mese sono sotto sequestro nelle autorità libiche, senza che il governo italiano abbia avuto la forza e il coraggio di farsi chiedere scusa. Questa è l'amara verità. Essere a quest'ora per il dibattito nord-sud e quindi avere anche l'occasione di salutare l'amico Giancarlo Giorgetti e il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Miccichè e non può che essere un ulteriore motivo di compiacimento per me. Entro subito nel vivo della risposta alla sua. Il Mediterraneo è stato fino a qualche anno fa un mare di confine, un mare di frontiera fra due realtà, est ed ovest. Da una parte il fondamentalismo e dall'altra parte la tolleranza, da una parte la dittatura e dall'altra parte la democrazia, da una parte la sfera oltre Cortina e dall'altra parte la sfera occidentale, quindi di influenza americana. Da alcuni anni il Mediterraneo smette di essere un mare che divide due mondi est e ovest e diventa un mare cerniera fra nord e sud. Cioè il Mediterraneo è tornato ad essere quello che è stato nei secoli, un mare di traffici, un mare di collegamenti. Hanno ampliato il canale di Suez perché c'era bisogno di più spazio per far passare più navi e quelle navi sono cariche di merci. Appena arrivano, escono dal canale di Suez, si trovano di fronte le coste siciliane. Ma invece di approdare ai porti siciliani per alimentare porti e retroporti e quindi un'attività logistica che deve consentire poi di far andare la merce verso La Spezia, verso Trieste o via ferrovia, se ci fosse il collegamento stabile sullo stretto, verso il nord, le navi salutano da lontano, vanno verso lo stretto di Gibilterra, fanno la circumnavigazione della penisola iberica
e sbarcano la merce nel nord, nel Baltico, a Rotterdam, dopo essere passati a poche decine di miglia dalle coste siciliane. Perché questo? Perché la Sicilia non ha un porto hub. Perché non ha un porto hub? Perché 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa nessuna classe dirigente ha pensato a realizzare un porto hub in Sicilia. L'obiettivo qual era? Io faccio solo quello che posso inaugurare. Dugun notu che viene dopo, stusazio non giurugno. Ecco, lei comprende il siciliano? Sì. Capito il siciliano? Perché cunnuto è universale. L'abbiamo capito intuitivamente tutti. E allora, e concludo, qual è l'obiettivo nostro? L'obiettivo è quello, intanto, la cultura, l'etica della responsabilità. La sana politica deve sapere gestire l'oggi, ma deve anche avere la forza di programmare per il futuro. Noi dobbiamo avere una visione di cosa sarà la Sicilia fra 15-20 anni. Ecco perché siamo andati dalla De Micheli, siamo andati al governo, al Ministero delle Infrastrutture e abbiamo chiesto 4-5 infrastrutture strategiche da inserire nel recovery fund. Abbiamo bisogno di un porto hub, abbiamo bisogno di un aeroporto intercontinentale, abbiamo bisogno di ammodernare la rete ferroviaria. In Sicilia si viaggia su binario a 75-80 km orari, nel nord Italia a 180-220 km orari. Abbiamo bisogno di completare la rete autostradale. Da Trapani in giù non c'è ferrovia, non c'è autostrada, quindi nulla collega la provincia di Trapani con quella di Agrigento con quella di Caltanissetta con quella di Ragusa. Non stiamo chiedendo miracoli, ma se questa terra deve uscire dalla condizione di perifericità in cui si trova da 70 anni, bisogna renderla logisticamente appetibile nel Mediterraneo. Il nostro futuro, lo sa Giancarlo, non è nei mercati del centro Europa. Il nostro futuro è verso sud, è verso questa Africa che fra 10 anni non sarà più quello che è oggi. E allora i giovani africani che vogliono formarsi, che vogliono acquisire competenze, perché l'Europa debbono cercarla a Parigi, a Francoforte, a Berlino, a Londra e non debbono cercarla a Catania, a Messina, a Palermo? Questo è il tema attorno al quale noi vorremmo richiamare l'attenzione del governo centrale e questo è l'impegno che stiamo portando avanti, spesso con discorsi ai sordi, perché non sempre Roma ascolta, ma abbiamo per fortuna la complicità istituzionale del Presidente del Parlamento che ci ha consentito e ci consente, col concorso di tutte le forze politiche, ognuna nel proprio ruolo, di poter lavorare per creare questa prospettiva di futuro, altrimenti il nord resterà sempre più lontano dal sud. L'ho detto a Pontida, ricorderà Giancarlo, noi abbiamo al sud interessi diversi rispetto a quelli del nord, è inutile discutere, il nord discute con i macro, con la macro area del cuore europeo, noi discutiamo con il Mediterraneo, con i paesi arabi, è inevitabile, è nella geografia oltre che nella storia, però paradossalmente gli interessi diversi fra il nord e il sud in Italia diventano la sintesi nel sistema Italia. Quindi l'Italia non può fare a meno di un sud cresciuto e progredito, questa è la verità. Allora, siccome io vi voglio chiedere molte cose, vi chiedo adesso di provare a essere tutti quanti un po' più brevi, così cerchiamo di essere anche più dialettici, colgo l'occasione di avervi tutti e tre con dei punti di vista anche diversi. Sud, Lega, c'è rispetto a quello che si è detto, interessi diversi, esigenze diverse e collaborazione. La Lega ha un tema sud da porsi oggi rispetto ad una fase di passaggio che c'è stata, di una Lega che appunto era una Lega Nord e diventa una Lega per Salvini Premier, attorno ad un uomo ma anche attorno ad un progetto diverso. In questo momento, alla luce di tutte le esperienze fatte, dei risultati elettorali che ci sono stati, c'è un tema sud, un tema di classe dirigente, un tema di un terreno ancora da prendere? Allora, su questo poi voglio sentire anche il sud. Quando si fa politica, si fa politica con delle idee. Noi stiamo cercando, ovviamente con le difficoltà tipiche di chi in certi territori, in certe situazioni parte da zero, di costruire una classe dirigente, partendo dai giovani che si avvicinano numerosi, partendo da chi ha già fatto magari esperienza politica, ma che in qualche modo aderisce a un progetto politico e non semplicemente a un veicolo su cui traghettare per essere eletti a una competizione elettorale. Quindi noi chiediamo questo tipo di adesione, che implica una cosa
una cosa che per noi è fondamentale è quindi il radicamento. Senza radici non vai da nessuna parte. La pianta che non ha radici alla prima avversità viene giù, alla prima boffata di vento, come dicono dalle mie parti, la tira giù. Quindi cerchiamo gente che ama la propria terra, che ama il proprio popolo, che in qualche modo è disposto a sopportare qualche rischio per portare avanti questo tipo di... perché se non vuole rischi vada nel Partito Democratico che non gli succede niente. Se vuoi qualche rischio che vada al processo, lo sputtanamento mediatico gratuito, venga nella Lega, questo è garantito. Però questo è un percorso che inevitabilmente è un percorso fatto anche da errori. Dicono nella letteratura aziendalistica, quando studiavo all'università, learning by doing, cioè si impara facendo, e la politica si impara facendo. Non è che tu studi un manuale, vai e ti laurei in scienze politiche e diventi un bravo politico. Quella è una condizione magari utile, ma non la politica la fai praticando, andando in consiglio comunale, prendendo gli spigoli, facendo gli errori, facendo le cose giuste, imparando, copiando da quelli che fanno meglio di te. È un percorso che si è avviato, che sta dando risultati, di cui siamo soddisfatti. Certamente io sarei magari preoccupato se senza, così improvvisamente, uno arriva lì, prende il 40-50%, per quale motivo? Poi ci ritroviamo come 5 Stelle che portano della gente un po' così magari improvvisata, senza struttura. La politica implica radicamento, il radicamento implica tempo, è quello che stiamo cercando di fare e che alla fine produrrà risultati. Su questo voglio sentire rapidamente, perché poi ho tante cose da chiedervi, anche Miccica e Musumeci. C'è un problema, la Lega ha ancora un tema sud da affrontare, cioè ci sono delle resistenze, penso il tema delle autonomie, per esempio, Miccica, allontana il sud? Secondo me sì, nel senso che la Lega ha, che una, la classe politica della Lega qua in Sicilia sta crescendo, ci sono alcune persone che sono certamente di ottimo valore, ma ha ragione Giorgetti, si impara poco a poco, non è immaginabile. Io quando Berlusconi mi chiese di costruire Forza Italia qua in Sicilia, io sono arrivato, mi veniva di mettermi con una sedia in piazza Politano a Palermo e gridare aiuto perché non sapevo che cosa fare. A poco abbiamo cominciato a imparare. Il consiglio che io do, ma non so neanche se mi posso permettere di darlo, ma mi permetto comunque, a Candiani, a Giorgetti e agli altri, è che la politica, un partito nasce con la gente che nasce in quel partito, perché diversamente diventa, però non si, all'inizio capisco che non se ne possa fare a meno, ma poi sono gli eletti. Sono quelli che si candidano nei consigli comunali, che vengono eletti, uno c'ha 500 voti, un niente di fare, vale il doppio di uno che ne ha 250, perché se non si ragiona in maniera così in politica, finisce sempre. Le elezioni nazionali, le ultime 5, 6, 7 elezioni nazionali sono state devastanti da questo punto di vista, perché veniva eletto quello scelto dalle segreterie, e mi faccio carico di quello che dico, visto che in Sicilia la segreteria ero io, per cui anche con tutti gli errori che si potevano fare, e non sempre, non vi crediamo, che le segreterie scelgono i parenti o gli amici, non sempre è così, sbagliano però, può capitare che si sbaglia a prescindere dal fatto che quello, non è che chiunque viene scelto dalle segreterie, certo, perché è raccomandato, 90% delle volte non è così, la segreteria immagina che quello sia uno che può fare bene e che può essere utile e poi scopri che hai fatto una minchiata, ma non è una cosa che nasce con la volontà di fare male. Però non c'è dubbio che la politica si fa tra la gente e si fa con i voti. Purtroppo non c'è un'alternativa, e finché usiamo il regime della democrazia, se poi ne trovate uno migliore fatemelo sapere, ma ancora migliore di questo non ce n'è. E quindi bisogna misurarsi, non considerare il misurarsi come unico vero strumento per avere o non avere successo in politica, purtroppo è quello che fa cadere, che rovina troppe situazioni. Qua state partecipando per la prima volta, più o meno c'è stata qualche altra cosa però di piccole cose, a una competizione amministrativa. Io non ho dubbi sul fatto che vi debbo augurare di avere grandissimo successo, intanto perché in metà dei posti siamo insieme, per cui se vogliamo vincere consiglio il sindaco, disinteressato. Se vogliamo vincere il sindaco lo dobbiamo fare prendendo tanto sia noi che voi sia gli altri partiti della coalizione.
devo dire contemporaneamente che troppo spesso non siamo insieme in questa coalizione, però mi rendo anche conto che nelle realtà locali è difficilissimo. Nei paesi, Giancarlo, qua in Sicilia specialmente, di 5.000 abitanti, 6.000 abitanti, ci sono situazioni personali che tu puoi fare scendere De Gasperi e cercare di convincere, non ci riesci, perché c'è quello che gli ha fatto le corna a quell'altro, quello che gli ha bocciato il figlio, quell'altro, e li vogliono morti, non c'è niente da fare, che poi siano della Lega, di Forza Italia, e che quindi tu tenti di convincerli a votarlo, ma non c'è verso, è inutile che ci tenti, perché tanto non lo fanno, manco se li scanni. E che cosa fai? Vuoi perdere una classe dirigente? No, li lasci fare. C'è niente da fare, cioè bisogna avere anche un minimo di elasticità in questo, nella gestione della classe dirigente. Ma io mi auguro che la Lega riesca a costruire una classe dirigente che riesca ad avere numeri sempre inferiori a Forza Italia, mi auguro, ma magari invece li avrà diversamente. Io sono convinto che qua in Sicilia, in questa elezione, ma lo diranno dopodomani i telegiornali, per cui lo sapremo tra poco, credo che, e su questo andrà fatto un minimo di ragionamento, credo che i rapporti tra i partiti della coalizione nazionale, chiamiamola così, quindi tengo sì. fuori per adesso il Presidente della Regione, poi lo mettiamo dentro dopo, ma credo che i rapporti saranno diversi rispetto a quelli che ci sono a livello nazionale, che per me è un orgoglio, lo devo dire, perché poi se noi in Sicilia riusciamo a prendere ancora cifre, ancora numeri di due cifre, non è facilissimo nelle comunali, non ci riesce quasi nessuno, ma diciamo i risultati delle comunali auspicano che si possa arrivare poi alle regionali e nazionali, così bisognerà anche capire perché. E questo, scusami, ho finito, è un ragionamento che deve fare la Lega. Perché la Lega in Sicilia non riesce a prendere, perché Micichè è meglio di Candiani? Non credo proprio, non credo che sia questa la motivazione. Credo che evidentemente in Sicilia la Lega un atteggiamento leggermente diverso rispetto a quello che ha avuto in alcuni temi, su alcuni temi, lo deve cominciare a immaginare, perché diversamente rimarrà probabilmente, io ripeto, soltanto consigli che non mi spetta dare, ma dico qual è la mia, lo sto facendo in assoluta buona fede, può essere che avrò ragione, come no, ma secondo me qualche meccanismo della Lega qui in Sicilia andrebbe modificato. Lo sappiamo quali sono questi meccanismi che vanno modificati, Giorgetti? Se lo sapessimo prenderemmo il 40%, ci stiamo provando. Ovviamente qui c'è il povero Stefano Candiani che mi racconta sconsolato ogni tanto le sue avventure, però ribadisco, io sono convinto che il tempo sia qualche cosa non di negativo, cioè bisogna costruire qualcosa di solido, non qualche cosa. Ti faccio l'esempio, perché il mio povero papà mi ha insegnato: in riva al lago ci sono i salici piangenti, che crescono rapidissimamente, in 3 anni il salice è già su alto, peccato che quando viene il vento lo tira giù. Se tu invece cresce la quercia ci impiega 20 anni, 30 anni a crescere, ma quando viene il vento sta su. Io preferisco la quercia al salice. Chiaro, sintetico e chiarissimo. Allora, Presidente Musumeci, chiedo a lei, visto che Nord-Sud l'abbiamo un po' esplorato, ma ci siamo già estesi anche alle alleanze a livello nazionale. Centrodestra unito è stato il punto di forza, penso a questa ultima tornata regionale, di cui si è molto parlato anche in contrapposizione al centrosinistra e al governo. Le chiedo oggi, alla luce di quanto visto post-Covid, post-Europa, un'Europa diversa, poi ne parliamo, più siamo brevi, più argomenti affrontiamo, le chiedo oggi qual è il punto di forza del centrodestra, quindi dei 3 partiti del centrodestra, e qual è il punto di debolezza del centrodestra. Io intanto, per rispondere a Giorgetti, vorrei dire che la politica italiana in generale, mi piace la sua metafora, ha bisogno di querce e invece siamo circondati da piante grasse e da bonsai. Questo è un grande guaio. Era una metafora irresistibile, quella vivaistica, non si poteva non fare. Questo è un grande guaio, se guardiamo le opposizioni, ecco, davvero viene da piangere. Ecco il punto di forza del centrodestra, le opposizioni, perché lavorano per noi. Lavorano per noi. Però loro dicono il contrario, cioè dicono la stessa cosa. Al contrario, noi abbiamo adesso 15 regioni in Italia e quindi è chiaro che lavorano per noi.
perché, e dobbiamo ringraziarli. Dobbiamo ringraziarli. Non hanno una idea di Italia, non hanno una idea di nazione, non sanno dire quale ruolo l'Italia deve giocare nel contesto internazionale. Promuovono iniziative contraddittorie che non seguono una logica coerente. Sono prigionieri delle lobby. Sono rancorosi nei confronti degli avversari che considerano nemici. Il danno è proprio questo. La mutazione antropologica dei grillini veramente meriterebbe un'enciclopedia. Un'enciclopedia, quello che dicevano 5 anni fa, 6 anni fa è quello che fanno oggi. È impressionante. Perché questo? Perché se una forza politica non ha alle spalle, non ha un retroterra culturale, non ha una storia vissuta o non ha una idea forza, ecco, come l'ha avuta la Lega, che parte da una rivendicazione territoriale che riposa su una logica identitaria, e questa logica identitaria poi diventa una identità nazionale senza sacrificare, ecco, la globalizzazione locale o la localizzazione globale, se preferisce, è il punto di forza della Lega. È chiaro che una forza politica che ieri si alimentava di una contrapposizione con il Mezzogiorno d'Italia oggi ne paga lo scotto, è inevitabile, ma è anche vero che questo processo va man mano diradandosi, questa nebbia, perché quando la classe dirigente leghista è all'altezza del compito, riesce a interpretare le esigenze dei siciliani, riesce a dare anima, corpo e forma all'ansia di cambiamento, è chiaro che la Lega diventa un partito nazionale attento anche al Mezzogiorno d'Italia, con buona pace per i leghisti del Nord, che hanno capito che ormai non serve più strapparsi i capelli, perché la scelta coraggiosa, questa sì, fatta da Salvini e dalla classe dirigente, è quella di dare al centrodestra una forza politica nazionale, con tutti i problemi che questo comporta e che il senatore Candiani vive giorno dopo giorno. Però la Lega in Sicilia adesso è al comune di Catania, è alla regione siciliana, è in altre amministrazioni, ha alcuni sindaci. Io credo che la selezione, l'ho detto sempre a Candiani, della classe dirigente va fatta con l'alambicco della distillazione, perché è sempre facile salire sul carro del vincitore e dire, prendere la scorciatoia, io voglio diventare deputato, senatore, mi conviene, a lei che sta crescendo, me ne vado qui. E questo è un ragionamento che purtroppo fanno in tanti. Io sono convinto invece che serve una classe dirigente, anche che provenga da esperienze diverse, ma che siano scelte sofferte, meditate, consapevoli, dettate sì dall'ambizione, ma l'ambizione è soltanto il punto di approdo. Prima ci vuole il servizio, ci vuole la militanza, ci vuole la capacità di sputare sangue quando serve. Ecco perché io me lo auguro alla Lega. Noi guidiamo un piccolo movimento regionalista, autonomista, che ha una visione nazionale naturalmente, quindi vogliamo essere un valore aggiunto all'interno del centrodestra. Dalla coalizione ho avuto più di quanto forse abbia dato, però questo mi serve per poter essere militante fra militanti, per potermi accostare al sacramento dell'ascolto quando arrivano le proposte e i suggerimenti, per trasformare un'antipatia in simpatia, perché anche questo è la politica deve essere suggestione ed emozione. E voglio augurare sinceramente che la Lega possa in Sicilia diventare coprotagonista di un processo di crescita che deve portarci a togliere voti alle opposizioni. È inutile che ni azna cantamo ni azna sunamo. Dobbiamo necessariamente, tra di noi non risolviamo niente. Scusami Giancarlo se ogni tanto do qualche battuta, ma capisci? È bilingue, no?
Ecco, perché è importante, come fate voi quando siete al nord? Allora, ogni tanto dite qualche parola in dialetto locale. Per noi diventa difficile quello capirlo. Ecco perché sono convinto e concludo che oggi la Sicilia abbia bisogno di una classe dirigente davvero consapevole del proprio ruolo, che non è quello di lavorare per essere i penultimi e non gli ultimi a danno della Calabria o della Campania. La Sicilia ha una prateria enorme davanti, per volontà non nostra ma del Padre Eterno. Questa centralità che abbiamo nel Mediterraneo, di fronte a una macro regione che cambia giorno dopo giorno, può diventare per noi una straordinaria opportunità. Quindi una classe dirigente di centrodestra che alleata diventa un valore, non una somma aritmetica, può consentirci di guardare con maggiore speranza al futuro. Posso chiedere al Presidente Musumeci e a Giorgetti, però lo succhiendo a due persone che non si stanno occupando specificatamente del problema delle amministrative, il Presidente perché fa il Presidente, Giorgetti perché non è siciliano. Ma se vogliamo dare valore a questa alleanza, in questo momento in giro per la Sicilia si vota in 50, 60, non so quanti comuni, di cui alcuni grossi. Da qualche parte, siamo insieme, da qualche parte qualcuno di noi, primi, secondi, terzi, non è una gara, tutti abbiamo fatto delle sciocchezze, cioè per motivi di rancorosità, di rancore, di simpatia, antipatia, siamo andati separatamente. Però domani si vota. Io vorrei ricordare ai miei due interlocutori quello che è successo in Puglia poche settimane fa. Cioè Fitto aveva vinto l'elezione, salvo che poi un grande accordo tra PD e 5 Stelle ha consentito di fatto a Emiliano di vincere, perché tutti i 5 Stelle hanno votato per Emiliano, per cui hanno preso come voto di lista quello che dovevano prendere, ma poi zero come candidato a presidente. Tutti insieme, non c'è un problema che favorisce me, che favorisce la Lega, che favorisce il presidente. Tutti possiamo fare un appello ai nostri uomini, perché nei posti dove è possibile il voto disgiunto salviamo il vincitore del centrodestra ed evitiamo di regalare a 5 Stelle e a PD un risultato che paghiamo dopo domani quando andiamo a rivotare alle regionali. Perché quando ad Agrigento dovesse vincere il PD e tra due anni, fra un anno e mezzo ci sono le regionali, significa 40.000 voti a mettere o 40.000 voti a levare. Perché come sappiamo bene, nella quarta città della Sicilia, avere 8 assessori da un lato piuttosto che dall'altro, sono 30-40.000 voti di differenza. Allora posso chiedere, veramente lo dico pubblicamente a tutti, a partire da quelli di Forza Italia e a tutti gli altri partiti, laddove capiamo, perché tanto ormai lo sappiamo benissimo e lo capiamo benissimo, che uno degli alleati sta per vincere le elezioni ed evitiamo di andargli contro per principio ed evitiamo di conseguenza che 5 Stelle vincano i comuni, che il PD vinca i comuni e che quindi ci possono creare problemi dopo, secondo me è buon senso, così come è stato buon senso quello che ha portato appunto Emiliano a vincere contro di noi, contro Fitto, con l'unità che hanno fatto all'ultimo minuto, l'ultima notte, proprio come se fosse una setta segreta. In una notte è cambiato il risultato perché è stato dato ordine a tutti i 5 Stelle di votare per Emiliano. Se fosse possibile sarei contento di avere un ok anche dai miei interlocutori, che se ne fottono potrebbe essere. C'è rimasto poco tempo, abbiamo una decina di minuti, quindi voglio chiedere a Giorgetti, eravamo a punti di forza e punti di debolezza del centrodestra. Il posizionamento nei confronti dell'Europa entra in questo discorso e oggi destra, sinistra sono stati sostituiti, come dicono in molti, da un nuovo bipolarismo costituito da europeisti e antieuropeisti? E la Lega in questo assetto dove si colloca? Quindi mi vuol bene la moderatrice, invece di moderare vuole causare problemi. Allora, no, prima di tutto la distinzione non è europeisti e non antieuropeisti, tra destra e sinistra la distinzione è tra chi vive nella realtà di realismo la destra, chi vive di teorie e ideologie la sinistra, cioè quelli che vogliono cambiare la società come ci hanno in mente noi e noi che partiamo dalla realtà per quella che è e cerchiamo di migliorarla. Questa è la distinzione oggi nel 2020 tra destra e sinistra. Posizionamento in Europa. Allora, mettiamo in chiaro le cose, nel senso che io
sono diventato famoso, quando sto zitto divento famoso, quando parlo divento famoso, interviste che non ho mai dato, che appaiono da tutte le parti, come la penso io? Io la penso così, penso che ci piaccia o non ci piaccia, l'Europa esiste, uno. Secondo, l'Europa va dove va il Partito Popolare Europeo. Terzo, il Partito Popolare Europeo va dove va la CDU tedesca. Quarto, si è aperta la corsa alla cancelleria, cioè alla cancelleria, scusate, alla segreteria del CDU. Quindi chi sarà il nuovo segretario della CDU condizionerà a cascata dove va la CDU, dove va il PPE, dove va l'Europa. Io penso che un partito come la Lega, che governa direttamente o in giunta in 15 regioni italiane, che è stato al governo del paese per almeno 12 o 13 anni, che governa e ha governato bene a livello nazionale e a livello locale, abbia non soltanto il diritto ma anche il dovere di confrontarsi con chi in qualche modo si candida ad andare a governare la CDU, il Partito Popolare Europeo e l'Europa. Questo non significa, come ho letto da qualche parte, che noi abbiamo chiesto di entrare nel PPE o che entriamo nel PPE, premesso che i matrimoni si fanno sempre in due, quindi deve chiederlo la Lega, ma deve essere anche d'accordo il Partito Popolare Europeo. Deve dire che il PPE si lo voglia. No, però se io dico non me ne frega niente di cosa succede nella CDU, non me ne frega niente di cosa, dove va il Partito Popolare Europeo, direi politicamente una cretinata, perché vuol dire in qualche modo non osservare quello che gira per il mondo. Quindi non è, attenzione, è nostro dovere, perché noi siamo questa cosa qua, siamo un partito che governa bene in 15 regioni italiane, ha governato bene negli anni che ricordava Micichè e anche recentemente a mio giudizio, e quindi siamo a tutti gli effetti un protagonista della politica, uno tra i protagonisti della politica europea. Abbiamo questa responsabilità, dobbiamo portarla avanti, punto. Ma le chiedo, a chi dice che il sovranismo è stato una fase di passaggio, anche no, alla luce di questo bipolarismo che si sta ricomponendo tra centrodestra e centrosinistra, voi che avete vissuto direttamente il tripolarismo come Lega durante la fase del governo giallo-verde, cosa risponde? No, innanzitutto il sovranismo, come lo intendo io, che la sovranità appartiene al popolo e non ad altre situazioni o altre entità. Credo che l'accezione generale non è questa. No, il sovranismo in questa accezione esiste ed esisterà sempre per chi vuole fare politica in modo democratico, perché la sovranità appartiene al popolo, sta scritto dove deve essere scritto, quindi il sovranismo non scomparirà mai, quindi noi continueremo a fare politica in questo senso qua, dopodiché continueremo a fare politica in base a un principio di realtà, cioè la realtà per quella che la viviamo noi, per la nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra cultura, il nostro modo di concepire e fare politica e economia. Naturalmente io facevo politica nella Lega tanti anni fa, la pensavo in un certo modo, oggi ho cambiato idea su certe cose, il mondo cambia e cambiamo anche noi, anche credo Musumeci, anche che penso Micichè, non è che uno, voglio dire, si mette in autostrada, mette il pilota automatico, se c'è una curva continua ad andare dritto, non credo che sia una cosa intelligente, se tu sei un pilota devi in qualche modo, in base al percorso che trovi, cercare di guidare al meglio, è quello che in qualche modo stiamo cercando di fare come Lega, sta cercando di fare Salvini, e nel mondo che è anche cambiato dopo il virus, perché è oggettivamente cambiato. Io... Ecco, le chiedo anche questo in velocità, che lei ne ha parlato, l'ha detto nella famosa intervista quella vera, che il mondo politico e non solo è cambiato dopo il Covid. Quali sono, secondo lei, forse le più urgenti, la più urgente considerazione da fare alla luce di quello che abbiamo vissuto? La prima considerazione è che una delle principali motivazioni, anche nelle scelte politiche, è sempre stata, da quando c'è l'umanità, la paura. Ora, il problema è che la paura oggi è innanzitutto è uno stato d'animo che riguarda, non dico la maggioranza, ma io penso che ci sia un 30% di italiani, specialmente anziani, ma non solo, che veramente ha paura, che fa fatica a uscire di casa, avere relazioni. Questo sentimento di paura condiziona anche le scelte politiche. E non è un caso che chi in qualche modo, detenendo il potere e agendo su questo sentimento di paura, ha messo in atto delle certi tipi di politiche che in qualche modo incontravano questa paura, ha avuto un beneficio da questo tipo di atteggiamento. Dopodiché io sento dei personaggi che dicono: ah, se ci fosse stata la destra al governo, milioni di morti.
Io ho grande rispetto per Zingaretti, però uno che è andato a Milano a fare gli aperitivi contagiando e fandosi contagiare dovrebbe stare un po' prudente nel dire certe cose, punto numero uno, perché di errori ne abbiamo fatti tutti, me compreso forse, sicuramente li ha fatti anche lui. Però io vi dico che in giro per il mondo c'è chi ha fatto i lockdown totali, chi meno lockdown, però è chiaro che se tu hai una tradizione prima che politica culturale fondata sulla libertà individuale fai più fatica a fare il lockdown totale. È chiaro che in Cina, dove sono abituati ad avere una dittatura, arriva questo qua e dice tutti chiusi in casa, in giro gli eserciti con i carri armati e tutti non si muove nessuno. Fai un po' più fatica in Inghilterra, dove è nata la democrazia moderna e il principio della libertà individuale è un principio che fa parte della genetica, andare a dirgli non esce più di casa nessuno perché vi mandi i carri armati, perché quelli vedono i carri armati e dicono che cacchio vuoi, noi non vediamo carri armati da 300 anni tranne la Londonderry. E quindi questo è un fatto che prima che politico fa parte del DNA, della cultura, diciamo così, degli esseri umani, che in giro per il mondo è un po' diversa da paese a paese. Io chiedo un'ultima cosa e poi ce ne andiamo, giuro che abbiamo occupato il palco, e questo la chiedo a Giorgetti, ma poi chiedo una rapida risposta anche a Musumeci Micichè. Si è creato un po' il cliché che esista un approccio di destra e un approccio di sinistra alla pandemia, diciamo un approccio più allarmista a sinistra e un approccio invece più riduzionista, lo definiremo così, a destra, quindi la destra antepone le ragioni economiche a quelle sanitarie e viceversa, è così o è un luogo comune? Io penso che non sia così, perché qua sul palco abbiamo due uomini tra virgolette di destra, di centrodestra, che la pensano in modo diverso. E infatti è stata la premessa. Il povero Fontana è stato ridicolizzato perché è stato il primo ad andare in televisione a mettersi una mascherina. C'è in giro una collega forse di Forza Italia che è entrata in aula per prima con la mascherina, e quelli del PD di 5 Stelle l'hanno insultata e derisa. Ecco, questo voglio dire che ciascuno in qualche modo ha anche una propria sensibilità in base alla propria storia, alle proprie conoscenze, le proprie predisposizioni. Io penso che con responsabilità, ciascuno che ha avuto responsabilità, i sindaci, i governatori, chi è al governo, è in qualche modo declinato in base alle informazioni che aveva, se aveva informazioni. Poi c'era anche chi gente non aveva informazioni e non gliele davano, e ovviamente non potevano sapere, ma questo è un altro tipo di discorso. Su questo voglio sentire anche Musumeci, che è anche il primo invece che ha fatto un'ordinanza per far mettere le mascherine anche all'aperto, e che quindi in questa stipula di destra e sinistra con queste ricette non rientrerebbe. No, io credo che non regga e non ci sia un approccio di destra o di sinistra. L'epidemia è una cosa drammatica. Il diritto alla vita è un diritto fisiologico prima che costituzionale, e noi abbiamo il dovere di essere prudenti. Meglio un sacrificio in più oggi per poter poi non dover dire se ci avessi pensato prima. Io credo che essere determinati sia utile. L'ordinanza sulle mascherine all'aperto l'ho adottata il 27 di settembre, ma subito dopo lo hanno fatto alcuni governatori di sinistra. Segno evidente che di fronte alla crisi dell'epidemia o della pandemia non c'è e non ci può essere una burocratizzazione a destra o a sinistra. C'è poi un uso strumentale dei provvedimenti che si adottano, quelli sì, ma rientrano nel gioco naturalmente, dover cercare il pelo nell'uovo. Nell'azione del governo per speculare, e qui la sinistra è molto brava, devo dire, sia la sinistra sia il Movimento 5 Stelle, come diceva Giancarlo, con tutte le contraddizioni che caratterizzano il loro, la loro esperienza quotidiana, perché è disarmante. Oggi dicono una cosa e domani ne fanno un'altra, davvero c'è da rabbrividire, ma è così. Ed è bene che loro continuino ad operare in questo senso, perché lavorano per noi, sono davvero i nostri migliori alleati. Vedo dei fichi d'India lì, che cosa ci fanno? Perché? Il microfono, se no non ci sentono. A Giorgetti piacciono i fichi d'India, per quello ho portato.
non so se gli rete. Questo è un omaggio praticamente. Pensavo se li volesse no, portare questo, a Milano. Questo, li mettiamo alla prova, perché vedi, Presidente, puoi scegliere tra questi che ti sto portando io o quelli che ti portano i camerieri. No, vediamo cosa scegli. Che sono cretino io. Scherzi a parte, vi ringrazio per questa. Io il mio consiglio. Tanto diamo ben arrivato a Stefano Candiani che ci ha raggiunto in veste. È quello più chiaro di tutti. Questi ovviamente il per chi non anomalo cameriere, grazie, aspetti che mi lavo le mani. Per chi non li vede da distanza. Ci sono Giancarlo, quelli rossi, che sono molto belli a vedersi, ma non sanno di niente. Quelli bianchi, che sembrano i più sfigatini e sono decisamente i migliori. Ma anch'io a casa mia c'ho i fichi d'India, peccato che non fanno i frutti sulle politica, fiori, no, lo posso mangiare. Non vengono. Domani chissà su quanti giornali uscirà il patto del fico d'India. Si brinda col fico d'India. Solo per questo dovreste venire a fare la sede qua, guarda.